Io sono un ex senaghese, mio papà era il comandante della stazione dei carabinieri di Senago e stare a Senago comporta conoscere tante persone, tra cui purtroppo ebbi la sfortuna di che mi presentarono lui un giorno e a me non era piaciuto, però me lo presentarono e al che lui disse anche che lui era meglio dei napoletani. Da che punto di vista? Perché lo incitarono col fatto che sapevano che i miei genitori erano napoletani e allora per spingermi disse lui è napoletano e lui si girò neanche guardandomi negli occhi, proprio come trattare una donna come un oggetto, si girò dall'altra parte e disse ma io sono meglio dei napoletani. Ma meglio, cioè, proprio disse, quando di napoletano non c'è niente, perché penso che un essere del genere se poi si presenta giù a Napoli non so se che fine faccia, perché gli uomini sono un'altra cosa. E invece poi... Quindi questo è stato il primo ricordo che hai di lui, penso lui. Sì, no, il primo e l'ultimo, perché sinceramente avendo avuto mio papà comandante della stazione dei carabinieri ho potuto notare che comunque... A me non piaceva, però anche il fatto narcisistico di come si è comportato, di come si è posto, visto dei movimenti che ha fatto, la quale mi hanno fatto dire no, non è cosa. E quindi questa è stata la mia fortuna. Posso chiederti più o meno che movimenti, che segnali, se puoi descriverli? Allora, prima cosa, quando si dialoga con una persona la si guarda negli occhi. È una prima cosa importante, perché altrimenti non stai parlando di sincerità, non stai avendo un dialogo, nemmeno un'affermazione, non stai avendo niente. E poi la mano sotto il collo, mentre parli con una donna che ti stanno presentando, non la guardi neanche negli occhi, questo è trattare come un oggetto. In più la cosa finale che accadde fu proprio che avevo fatto delle piccole apparizioni televisive e questo suo amico disse ah ma lei è la VIP della televisione, perché io l'avevo depennato, dice vabbè allora lascia stare, lei è la VIP della televisione. E lui alzando la mano con la sigaretta tremava con la mano e disse vabbè quando un giorno prendo l'Oscar poi ci vediamo. Il tremolio di mano era un giorno d'estate, tu non puoi tremare perché o soffri di qualche patologia e per rispetto caro, altrimenti c'è qualche problema. Okay. Io avevo seguito la sera il programma Chi l'ha visto, dove stavano dicendo che stava partendo il fermo per lui e di stato di arresto e praticamente, cioè che era indagato, scusate. E però poi al mattino sono andata a letto comunque con la speranza che ci fosse qualche novità. Al mattino purtroppo mi hanno svegliata dicendo ti devo dare una notizia. Purtroppo hanno trovato il corpo di Giulia. Il fidanzato ha confessato. Io ho letto l'articolo, quando ho visto la foto di lui, io mi sono alzata dal letto, sono corsa in bagno, ho vomitato. Mi è stato detto lì per lì, ma perché sei tranquilla, adesso cerca di stare calma, e la cosa più brutta che per me è stata quella di dire io a questo essere gli ho dato la mano. Questa cosa mi ha fatto stare malissimo per tantissimo tempo. Siamo tutti qua che stiamo lottando per voi. Aveva il diritto di vivere, avevi il diritto di stare qua in questo parchetto dove vieni ricordata oggi con una panchina rossa, ma doveva essere un parchetto pronto per portarci il tuo piccolo Tiago. E noi lotteremo sempre affinché giustizia sarà fatta, questo mi sento di dire. Ci prima. Grazie. 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 Graz